Ciao a tutti e benvenuti a questa guida di Pokémon Smeraldo da Crisi non fatta 4. Allora, sono giunto a Cuor di Lava già nel video precedente e fuori dal video ho fatto due o tre cose. Allora, prima di tutto ho riconsegnato il meteorite preso sulla cima del vulcano, preso sulla cima del vulcano e l'ho riportato al professor Cosmi e in cambio il professore mi ha regalato la MT27, ovvero il ritorno. E ho preso un uovo da un'anziana signora che si trova appunto vicino alla sabbia. Un uovo che ci mette un po' a schiudersi. Questa signora qua, sembra addormicchiare. Oh, non lo so, non l'ho ben capito. Mischiare poi allora Cuor di Lava è una piccola cittadina e ha un Poké Market, un centro Pokémon, un'erboristeria e una casetta e la palestra. La palestra è piena di allenatori e il capopalestra che usano Pokémon tipo fuoco. L'erboristeria costa poco e io farò un po' di compere. Qua c'è la polvenergia, radice energia, polvo culo e vita l'erba. La vita d'erba costa tantissimo, però la radice energia e la polvo energia costano pochissimo, penso che ne acquisterò un bel po'. Ok, in questo video qua penso che inizierò a battere tutti gli allenatori all'interno del labirinto della palestra. Quindi controllo i miei Pokémon sono carichi e mi addentro. Come vedete il capo palestra è qua sopra, però io dovrò fare tutto un giro assurdo all'interno di questi buchi, all'interno di questa palestra, che sembrerà proprio un labirinto. Ok, iniziamo entrando in questo. Io batterò tutti gli allenatori, quindi iniziamo battendo il primo. Userò soprattutto l'ombra in questa palestra, che non odia il fuoco. Uso natura forza che si trasforma in comete. Sassata e comete. Ok, Slugma e KO. No, sì, il primo sì. Adesso c'è il secondo. Sempre a livello 22. Uso comete. Due comete bastano. Ok. Questo è il primo allenatore, è andato. Io andrò un po' in giro a muzzo, quindi in questo video non seguitemi bene, seguitemi nella parte extra. Okay. Qua ce ne sono due. Slugma e Numel. Ok, uso natura forza e beccata, dai, ancora beccata. Numel KO. Slugma rafforzatore. Beccata e va KO. E ho battuto entrambi. Qua a quanto pare non c'è nessuno, qui nemmeno. Qua sì però. Un Kecleon, un Pokémon simile a un camaleonte. Il nostro ombre è quasi a livello 36. Lanciafiamme, iperpozione su Kecleon. Lanciafiamme, la tua forza. E ho battuto anche Kecleon. Kecleon, ho sbagliato. Abbiamo battuto anche Gerald. Ok, vediamo qua ce ne sono. No, sì, qua uno. Un brandifuoco, usa me lo cavo Nemul. Numen, scusate, ho sbagliato. Natura forza. Comete, comete ancora. Mi ha dato KO anche a questo. Ok, allora prendiamo uno a caso. Qua mi sa che c'è una lotta doppia. No, una singola. Slugma! Allora, natura forza, come sempre, come al solito. L'attacco principale ormai. Poi battiamo e poi prendiamo una strada a caso. Una a caso, scegliamo. Vediamo, qua c'è un allenatore. Sì, ok, lo battiamo.
una combat girl, non dico proprio meditite. Diciamo dai, qua provo a usare sfuriato. Fallisce, pazienza. Devo farlo fuori adesso, altrimenti mi manda KO probabilmente. E no, c'ho anche lui. Mi ha fatto fuori questa combat girl. Qua non c'è nessuno. Qui nemmeno. Prendiamo questa strada. Andiamo qua. Qui no. Sbagliato. Sbagliato di nuovo. Devo scendere qua. L'ho già battuto. Siamo qua. Ho sbagliato di nuovo. Qui. Qui. Ancora. È un disastro. Ok, qui. Qui. Ma non ci casco più e vado qua. Secondo me sto andando verso la capo palestra. Ho questa strana impressione. No. Però la strada era quella per andarci. Sbagliato. Ah, un altro. Non l'avevo visto questo. Pensavo di esserci passato. Vabbè, lo battiamo. Uso. Ho finito natura forza. Vai, bruciapelo. Per iniziare. Quintenna e sfuriato. Sfuriato ancora. Ma in tutto 7. Non è molto efficace però. Abbiamo battuto Numel. Ok. Io direi, se riusciamo ad uscire da questo labirinto, curiamo i nostri Pokémon. Ecco qua, sono usciti. Sbagliato. Ecco fatto. Aspettatemi qua che ritorno dal punto dove ero. Ok, prima ero rimasto più o meno in questa zona e avevo scelto questo. Invece scegliamo questo sopra. Ok, qua abbiamo 3 buchi. Vediamo, nessun allenatore in entrambi i buchi. Scelgo questo. Questo mi riporta di nuovo qua. E mi porta davanti alla capo palestra. Ho fatto un errore di calcolo. Quindi dai, io direi, facciamo così. Terminiamo qua questo video. Prima facciamo un po' di spesa però. Compriamo dei polvi energia, dai, una decina. Anche una decina di radice energia. Poi i rivitalizzanti penso di prenderli al Pokémarket. Se qua ce li hanno, ma penso proprio di no. Perché cioè l'erboristeria, no, ce li hanno i rivitalizzanti. E ne compro una decina. Presi 10, sì. Ok. Che altro posso dire se non. Vabbè, curiamo i Pokémon. Mi pare di averli curati prima, vabbè. Fa niente, si ricurano. Quindi questo video termina qui, quindi votate, commentate e iscrivetevi. Il prossimo video sarà una parte capo palestra. Ciao a tutti!